verso la porta, Bellanova in mezzo per Zapata, la rete, il vantaggio del Torino grazie a Zapata. Recupera il Toro con Linetti verso Rodriguez, da questa è Lazaro, fascia mancino per il Toro, fa correre Ricci sempre sulla mancina, evita un avversario, Ricci ha spazio davanti a sé, Ricci arriva dentro l'area di rigore, Ricci la conclusione, la rete. Stavolta errore da parte di Scuffet, perché la conclusione non era imparabile, ma non riesce ad evitare la seconda rete del Toro. Scuffet, rete nata ancora da un'incertezza difensiva da parte del Cagliari. Scusa Lopez, la rete di Nicolas Viola che riduce le distanze al 32esimo, Cagliari 1 Torino 2. Intanto la conclusione di Scamacca con il destro che finisce alle spalle del portiere avversario, in mischia, raddoppia l'Atalanta nei primi secondi di recupero, quindi Atalanta 2 Udinese 0. Il giocatore della Juventus che adesso va a battere il calcio d'angolo sotto lo spicchio dove sono i 92 tifosi ospiti, bandierina di destra, porta la nostra a sinistra, pallone in aria, il colpo di testa resta ed eccolo il gol in proiezione offensiva, la Juventus va in gol con Vlahovic, il giocatore che segna, sono arrivati in due sul pallone Vlahovic, e Vlahovic il giocatore che segna per la Juventus. Baldanzi che va a servire Luperto, limite l'area di rigore, Luperto, Baldanzi al limite, carica il destro, tiro, rete splendida di Baldanzi che pareggia per l'Empoli, una rasoiata che va letteralmente a baciare il palo e a segnare il gol del pareggio, Juventus 1 Empoli 1. Attenzione al Bologna, Zirze in area, c'è Fabian, conclusione Chiere, ancora doppia conclusione di Fabian, ancora la respinta, Urbanski, il tacco, Calafiori, ancora Zirze e la rete! E la rete di Zirze! Bologna in vantaggio al 29esimo. Adelì per Reinders, chiama palla Calabria che è libero, invece va da Pulisic, ancora Calabria servito bene, pallone in mezzo e la rete, il pareggio del Milan, Loftus Cheek, ancora lui a segno 1-1 al 45esimo. Gran palla di Leao, Florenzi, parte cross, morbido colpo di testa e la rete, la rete del Milan, Loftus Cheek, ancora lui di testa, Loftus Cheek, doppietta Milan 2 Bologna 1. Calcio di rigore. L'ha tenuta per netto. La maglia. Orsolini contro Maignan. Orsolini con il sinistro, la rincorsa, il tiro, rete 2-2. Orsolini. Krstović la battuta, il gol di Krstović, la deviazione sulla conclusione di Krstović decisiva da parte di Vasquez, disegna una traiettoria velenosa sulla quale Martinez non può arrivare, allora Krstović vendica l'onta del calcio di rigore sbagliato per andare a realizzare il gol del vantaggio del Lecce, il 32esimo, Genoa 0 Lecce 1. Calcio di punizione da posizione molto interessante, Gudmundsson e Strootman pronti al tentativo di battuta, entrambi prendono la rincorsa con il mancino Strootman, con il destro Gudmundsson, parte Gudmundsson ed è un gol, ed è il gol, secondo me la palla era già entrata dopo la conclusione di Gudmundsson, fatto sta che poi a seguire c'è stato il tap-in ulteriore vincente con la palla che è finita in rete e dunque c'è il gol del pareggio del Genoa, Genoa 1 Lecce 1. Ekuban che va a servire Vasquez in area di rigore, Vasquez la conclusione deviata, attraversa poi il tentativo di Ekuban per il Eurogol da parte di Ekuban che in mezza rovesciata all'altezza dell'area piccola va a realizzare il gol del Genoa, gol del 2-1, Genoa 2 Lecce 1. Va D'Ambrosio in mezzo, il lancio per Mota Carvaio, accompagna Colpani sulla destra, se ne va via, prova a scattare, poi torna indietro con il tacco per l'inserimento di Birindelli, cross, Mota Carvaio, testa, rete, ha segnato il Monza, grande azione, il colpo di tacco per l'inserimento di Birindelli, il cross in mezzo, Mota Carvaio di testa, consigli battuto, Monza 1 Sassuolo 0. Ti chiedo scusa Daniele, minuti di gioco 45, nuovo rigore sul punteggio di 0-0 a favore del Verona, il fischio del direttore di gara, parte Suso, conclusione, gol, il Verona in vantaggio in pieno recupero, 47esimo, ha intuito ancora una volta la traiettoria del pallone, questa volta aerea, battuto alla sua destra, pallone indirizzato sotto l'incrocio dei pali, Turati ha scelto
la giusta direzione, ci stava quasi per arrivare, ma Suslova ha calciato forte, imprendibile, quindi il tiro per il portiere avversario. Nulla da fare per Turati, che con il braccio di richiamo forse ha anche sfiorato il pallone. Calcio d'angolo, un Frosinone che adesso chiama anche la batteria dei difensori, attaccanti aggiunti nella circostanza, per sfruttare magari le proprie doti acrobatiche. Come sempre due uomini vicino alla bandierina, in questo caso si allontana Gelli, pallone che filtra, il pareggio del Frosinone, un gol in mischia di testa molto importante, probabilmente Caio Giorgio ha colpito il pallone in anticipo su tutti, e 1-1 al Bentegodi tra Verona e Frosinone. La deviazione a Terracciano battuto in scivolata, il pallone sul fondo e quindi in calcio d'angolo. Aslani, parte il traversone, la deviazione, rete, ha segnato l'Inter! Esattamente, al minuto 14 nel corso del primo tempo cambia il parziale allo stadio Artemio Franchi di Firenze. C'è stata la deviazione ancora una volta del Toro di Lautaro Martinez, il Toro argentino è scattato all'altezza del primo palo, ha spizzato il pallone con la tempia destra, lo ha mandato inesorabilmente alle spalle dell'incolpevole Terracciano, e quindi al 14esimo cambia il parziale allo stadio Artemio Franchi di Firenze, il Toro argentino, Lautaro Martinez porta in vantaggio l'Inter, 1-0 per i nerazzurri. Dybala contro Ochoa per sbloccare la partita, siamo al sesto della ripresa, 0-0 il parziale, ma occasione per la Roma per andare in vantaggio con Ochoa che ha il compito di salvare la Salernitana. Paolo Dybala dagli 11 metri, parte l'argentino, spiazzato Ochoa, Roma in vantaggio al sesto minuto con Ochoa che si è buttato sulla sua sinistra, pallone dall'altra parte, segna Dybala, Roma in vantaggio al sesto della ripresa, Salernitana 0, Roma 1. Intanto però la Roma, il tacco di Dybala per l'inserimento da parte di Christensen che mette in mezzo la rete, Pellegrini raddoppia per la Roma, tutto molto bello con Pellegrini che va a sancire la seconda rete giallorossa nata dal tacco di Dybala, inserimento a destra di Karsdorp, pallone perfetto sul secondo palo dove Pellegrini sfugge al controllo di Chouanin, anche di Gyomber, e tutto solo a un passo da Ochoa mette dentro il gol del 2-0. Il colpo di testa di Castanos, la rete della Salernitana al 25esimo, discorso che ha aperto, cross perfetto da sinistra da parte di Chouanin che ha pescato all'interno dell'area di rigore Castanos, c'era anche Simi ma il più libero era proprio il numero 20 maglia granata con il traversone che lo ha trovato pronto all'incornata senza neanche saltare, ha spedito alle spalle di Rui Patricio al 25esimo, Salernitana 1 Roma 2.